c'era musica particolare, c'era l'area mito, roba così, erano casini. Ogni serata erano casini. Casini su Ogni casini. serata. Sì, non c'era mito casini. Ti sto parlando quasi 20 anni fa, eh. Questo episodio è offerto da The Modè Beef Bistro Alghero, ristorante e pizzeria 100% senza glutine. Buona visione. Ok, vamos. Vamos, pronti. Ciao a tutti ragazzi, io sono Mario e oggi in questa prima puntata con l'ospite di Storie Comuni abbiamo Gino. Buonasera. Ok, perché oggi è venuto qui a raccontarci un po' di lui, appunto un po' la sua storia. Sono cresciuto in un quartiere un pochettino particolare. Ok. Io sono cresciuto sulla mia Pisa quando avevo. Anche tu? Anch'io sono di Pisa. Sì, vabbè, io ho fatto prima di te, diciamo io 20 anni fa, quando ero ragazzino, no? Adesso ho quasi 40 anni e 20-25 anni fa sono in Pisa, era un quartiere un po' particolare, Era capito? diverso. E molto particolare, capito? Ok. C'era, diciamo, un pochettino di un po' di problemi, diciamo, c'erano un po' dappertutto. E io sono Eccolo. cresciuto in quel periodo lì. Però devo dire che anche il posto dove sono cresciuto oggi mi ha dato la forza, una corazza per diventare quello che sono diventato, dai. Sì. In Sì. effetti, vabbè, come ti ho detto, anche io vengo da quel quartiere, più o meno, anche i miei fratelli. Cioè, loro non sono nati lì come me, perché alla fine i miei ci vivono dal 90 lì. E quindi curioso, non lo sapevo che Sì. fossi di Pisa. Ok, quindi cresci a Pisa, non nasci a Pisa. No, sono nato proprio a Pisa. No, ok, Io, quindi. diciamo, da 10 anni a 12 anni ho vissuto a Serpentone. Ok. Lì. Poi mi sono spostato, mio padre ha trovato una casa più grande in Piazza dei Tori. Ok. Però sempre a Pisa, Eh ecco. sì, la Da lì. Serpentone a Piazza dei Tori sono 100 metri. Capito? La casa era più grande, siamo andati là. Poi sono nato e cresciuto a stare in Pisa. Ho capito. Capito? Quindi la scuola le fai lì a La scuola elementari. elementare e le medie ho fatto anche lì in Via Cilea, Ok, alla l'asilo, 10, alla 10. numero 10, numero 10, sì. Ho capito. Sì, E sì. poi cosa hai fatto? Mollato scuola, preferito fare altro? No, diciamo, il mio percorso della vita è stato così, ho fatto qualche marachella, diciamo, e a 18 anni mi hanno arrestato. Mi hanno arrestato e sono stato messo a un bivio dove dovevo scegliere cosa fare della mia vita, se continuare a fare, diciamo, le Le marachelle. marachelle o rimboccarmi le maniche, Ok. capito? E ho deciso di rimboccarmi le maniche, anche perché ho deluso la mia famiglia, Immagino capito? sia E chi mi stava particolare. vicino là. Li ho delusi e quindi ho cambiato vita con tutto, anche che era un quartiere un po' difficile. E da 18 anni ho iniziato a lavorare sodo. Ho sbagliato e mi sono ritirato in quarta superiore. Io ero al professionale. Per lavorare mi sono dovuto ritirare dalla scuola. E alla fine a Capito? quell'età, Ho 18 sbagliato. anni, cioè lì la scelta è o continui o lavori. Capito? E ho iniziato a lavorare. Ok, cosa hai Ho iniziato a iniziato? lavorare, diciamo che ho iniziato a fare un pochettino di tutto. Ho fatto il manovale, ho fatto la guardia giurata, portierato, dai. Ok. Sì, mi sono un pochettino adeguato. E poi ho fatto un lavoro extra che mi ha aiutato anche quello a, diciamo, a cambiare la persona, a arrotondare anche o da parte economica a fare l'uomo della sicurezza nei Ok. locali vari in giro per il nord Sardegna. Ok, uomo della sicurezza, ma tu, già da piccolo, comunque si vede c'è una certa struttura fisica. Sì, anche per quello. Anche per Madre quello. Natura mi ha dotato di natura fisica e quindi l'ho potuto fare anche per quello. Ok, tu ma hai fatto anche sport e fai anche sport? Sì. Io fino a 18 anni, 20 anni giocavo a calcio. Giocavo a calcio con Santa Maria di Pisa. La torce. Poi la squadra la vita si è sciolta e ho fatto pugilato. Ok, quindi hai Sono iniziato a iniziato fare pugilato, sì. sempre nel Sassarese Nel o. Sassarese, sì, ho partecipato a vari tornei, là. Mi sono Ok. divertito la vita. E ho la vita di combattere, l'ho smesso, sarà 2 o 3 anni che non combatto più. Ok, quindi Vado ad comunque. allenarmi, però giustamente non c'ho tempo perché c'ho un'azienda e mi porta via un sacco di tempo, c'ho una famiglia, ho.
un bimbo. Ok, quindi andando per ordine, hai deciso di lasciare la scuola e di iniziare appunto a lavorare facendo una serie di lavori. Sì, sì. Quindi sì. Invece dal lato sportivo, appunto, hai iniziato col calcio e poi hai iniziato con la pugilato. E andava bene, cioè facevi incontri. Sì, 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 sì. Ho combattuto abbastanza, ho partecipato anche ai campionati italiani, campionato sardo, campionato italiano. Quindi comunque mi sono divertito. E come, cioè, il livello era alto comunque in Sardegna o... No, vabbè, in Sardegna c'erano due o tre del peso mio, diciamo, io facevo i massimi leggeri. Ok. E la verità, li ho sempre battuti, dai. Quindi ho sempre vinto. Ti difendevi bene, in sostanza. Purtroppo combattevo poco perché in Sardegna, come ti dicevo prima, c'erano pochi pesi massimi e per combattere dovevo sempre partire fuori. Ero svantaggiato male quando andavo ai campionati italiani, che trovavo gente che combatteva male ogni mese, ogni due settimane. Quindi erano allenati, ma anche magari nella palestra stesso avevano il sì. Gente del loro livello con cui confrontarsi. Sì, sì, quello lì vuol dire tanto, tanto, tanto. Ho capito. Ok, quindi proseguendo, continui come pugile, continui con... appunto mi hai detto manovale adesso, sì, sì, questi sì. Lavori no, adesso grazie a Dio diciamo che ho ingranato bene, ho un'azienda. Si chiama l'Edilg, dove okay. c'ho sei operai e quindi sto lavorando abbastanza bene, dai. Ok, hai portato avanti quel lavoro con cui ti sì. sei formato a 20 anni. Sì. E quindi vabbè, tra i 20 e i 30 invece devi già lavorare come buttafuori o hai iniziato? No, il buttafuori, cioè, come sicurezza? Sicurezza, diciamo, l'ho iniziato che non c'avevo manco quasi 18 anni. Ah, quindi prima. E non posso dire dove ho iniziato perché vabbè, non si può fare. Però ho iniziato quasi, non c'avevo manco 17 anni e mezzo. Ho iniziato a settembre, la stagione della prima invernale, e a 18 anni le ho fatte a dicembre. E ho iniziato a fare buttafuori da settembre e a dicembre ho finito 18 anni maggiorenne, capito? Ho capito. Per dirti, un bel po' di anni, dai. Mm-hmm. Adesso ti ripeto, ho quasi 40 anni, ne ho fatto 39 la settimana scorsa. Ok, di recente quindi. Capito? E quindi diciamo sono un po' di anni che lavoro. È sempre nel Sassarese, magari boh, qui. No, anche a Olbia ho lavorato, okay. In Costa. Ok, però anche a Porto Cervo, là. Lì però più nella stagione estiva, immagino. Sì, sì, la stagione estiva, sì. Anche ad Alghero, un sacco di anni ad Alghero, là. Ho capito. In giro, diciamo, per il nord Sardegna. Quindi nonostante hai l'azienda, comunque sì. Ti occupi, ma ormai è una passione ormai. È una passione, diciamo che è una passione, diciamo che se non ci vado mi manca, non è manco più questione di denaro. Mm-hmm. È questione che adesso è diventata una parte di me. Mi piace andare a lavorare, controllare persone, anche divertirmi, perché lo vedo anche come un punto di svago, capito? Vado, passo un po' di tempo con gli amici, i miei colleghi, ci facciamo delle risate, capito? È una valvola di sfogo, ecco qua. Sì. E mi diverto lavorando, sperando sempre che non succeda mai niente. E grazie a Dio è raro che succeda dove sto lavorando io nell'ottanta. Ok, capito? Molto raro. Però immagino sia successo. Io ho a che fare con tutti i tipi delle persone. Ho avuto a che fare. E c'è una volta in cui magari, cioè, sei strutturato bene. C'è una volta che ti ho detto, cazzo, cioè qui la situazione è pericolosa o. Ma. Diciamo che è capitato varie volte lavorando nei locali, qualcuno è venuto col coltello, sono venuti anche male col ferro. Vero. E lì sta a te al posto di fare, capito? E grazie a Dio mi sono sempre difeso abbastanza bene. È andata bene. Abbastanza bene, sì, sì. Te ne rendi conto quando c'è? Quando una persona può essere pericolosa, alla fine. Beh, la maggior parte delle volte diciamo che sono successi dei problemi è perché magari i ragazzi, i clienti, gli uomini, le persone, diciamo, non sono in sé. Ecco, capito? Magari non sono bevuti, o non ho fatto uso di droghe. Questi motivi principali, diciamo, sono questi. Che okay. Le persone magari non si comportano bene. Altrimenti non ci sarebbero stati problemi. Cioè, però io ogni tanto ci penso, no?
Dalla serie, se uno va in discoteca magari appunto col coltello, il ferro eccetera, cioè secondo me ci va con l'idea dall'inizio. Sì, cioè, sì, se non te lo porti. Qualcheduno parte diciamo già prevenuto. Parte prevenuto, ma dice non si sa mai, c'è qualche cosa, ma tanti ragazzi purtroppo oggi vanno già al coltello. Purtroppo non possiamo fare le perquisite all'ingresso perché fuori legge là, non si possono fare le perquisite alle persone. Giusto. Però tanti ci starebbe farlo. Verrebbero coltello, sì, sì. E in base alle persone che vedi, come detto, lo fai da 20 anni, quindi ne hai visto di tutto e di più. Cioè, la situazione era più tranquilla prima, ora, quindi prima. No, diciamo la verità, adesso confrontare prima è una passeggiata. Vero? Sì, sì, è una passeggiata. La gente. Sto parlando a 10 anni buona questa parte, adesso è una passeggiata. Quando ho iniziato io ero ragazzino, ho iniziato in questo locale qua, vabbè non c'è bisogno. E quando c'era musica particolare, c'era l'area mito, roba così, erano casini. Beh. Ogni serata casini. Ogni serata? Sì, non c'era l'area mito, casini. Ti sto parlando quasi 20 anni fa, Ok. 20 anni fa, quando se tu chiedi a persone grandi che conosci che andava in area mito, dove io lavoravo, erano casini. Ho capito. Ogni serata, fisso, ogni serata c'era un casino. O una cosa o l'altra, partivano così. Cioè, non c'era una serata e diceva oggi non ci sono niente. Era difficile che non succedesse niente. Invece adesso è al contrario, è difficile che succeda qualcosa. Sotto questo punto di vista anche me. Adesso è al contrario, è difficile che succeda qualcosa. Prima era difficile che non succedesse niente. Vero, ma in particolare in serate tipo Area Mito o proprio in generale? No, vabbè, in particolare diciamo Area Mito. Area Mito, diciamo, no, io ci ho lavorato tanti anni a Area Mito, mi sono sempre trovato bene. Però diciamo era un ambiente dove i ragazzi male facevano delle cose esagerate, cose, quindi non c'erano male, manco tanto lucidità. Sì, ecco, capito, il problema era quello. Adesso diciamo i ragazzi sì, qualche uno beve, può fare qualche cazzata, però ne succede uno, adesso. È successo un battibecco all'ingiorno, un battibecco il mese scorso. Quindi siamo già 3 mesi aperti. In 3 mesi un battibecco, cioè non è niente. È in confronto appunto. Capito, non è niente proprio. Ma e lì proprio, ma sì, cioè c'erano masse che si rissavano. Sì, sì. Diciamo che c'era i mischioni. Un tipo un'usanza, no? C'erano i paesi che si dividevano con le greffe, no? C'era Sassari, Itiri, Alghero, vari paesi diciamo si dividevano e quindi ognuno voleva dire la sua e succedevano i casini. Non capito. Capito, tra paesi e paesi, c'erano i casini. C'erano una sorta di le fazioni, si dividevano. Sì. Ma proprio le greffe separate, io mi ricordo che un reparto c'era di Sassari, in un altro reparto quelli di Alghero, in un altro reparto quelli di Ito, in un altro reparto quelli di Usi, là, si dividevano proprio, capito? E perciò è che ti ripeto, succedevano tanti casini. Ho capito. E invece adesso, adesso comunque in discoteca viene gente da, se lavori a Sassari viene gente che non è di Sassari, però non, sì, no, no, non adesso, c'è più quella situazione. No, diciamo che proprio è cambiata la mentalità, ecco. Non vuoi cambiare la mentalità, diciamo. Hanno capito, cioè le generazioni future che tanto non ti porta a niente, ti porta soltanto a casini, problemi con la, diciamo, la giustizia, problemi e tante cose. Ok, quindi rispetto a prima il numero di butta fuori è aumentato o diminuito nelle discoteche? È rimasto uguale? Ah vabbè, dipende dalla grandezza sempre del locale. Ok, di base nel locale, dai punti strategici del locale, uscite di sicurezza, ingressi, privé, dipende sempre come formato locale. Però in una norma adesso tipo all'ingiù lavoriamo 6 persone perché c'è, io sono quello che gira tutto il locale dentro, poi c'è una persona all'ingresso, una persona all'uscita, una persona all'ingresso a sfumatura, una persona al privé e una persona accoglienza. Ok, capito. Quindi comunque, perciò diamo un servizio, diciamo, capito, completo alla gente che viene e tutto quanto rimane sempre sotto controllo.
avendo anche 6 uomini che lavorano in un locale che non sia grandissimo, là, capito? Mm-hmm. Sostanzialmente quando tu mi hai detto che stai dentro, cioè quando lì giri alla fine tu controlli solo che la gente non si attacchi poi per il resto. Sì. Diciamo il mio compito è quello, prevenire. E anche se magari qualcuno si mette che faccia a faccia, battibeccando, ho visto che stanno litigando a voce e cose, lì la bravura sta lì. Intervenire prima che succeda, diciamo, la rissa. Ho capito. Un uomo da sicurezza deve accorgere che sta per scoprire la rissa, ecco qua. Sì. C'è anche il problema che si sposti fuori. Sì. Cioè, stavo riflettendo anche su quando, questo. Quando, diciamo, succede. Stiamo parlando di problemi un pochettino più grandi, molte volte si esce fuori a cercare di sedare gli animi e la zuffa continua fuori, è sempre un problema. A tempi di oggi è più raro, prima succedeva spesso. Cioè se diciamo proprio ti aspetto fuori. Prima succedeva spesso, sì. Proprio che magari gli uomini della sicurezza del locale mandavano via la gente e si azzuffavano fuori, capito? Ho capito, e lì però non è la vostra responsabilità. Però dipende. Diciamo se c'è una certa distanza dal locale, sì. Ok. A quanto so, mi ricordo forse fino a 100 metri dove c'è il locale, succede una risa, è sempre diciamo causato la colpa del locale. Capito? Adesso me la gioco, diciamo, uno un pochettino più esperto. Succede una rissa, no? Ma 2 o 3 persone, 2 sono amici, 1 è un amico, o viceversa. Mando via o 1 o 2 persone, tipo li stanno azzuffando, l'altro non lo faccio uscire. Ah, quindi in modo tale che. Capito? Sì. Li allontano proprio, aspetto anche un'ora e vadano via. E poi tanto più. Poi una volta che vanno via, faccio uscire l'altro. Capito come? Puoi giocare così, ma quando iniziano, come era prima, c'erano 10-20 persone. Lì. Capito? Non è un problema. E lì come la gestivate? Purtroppo, come dicevi tu, ma si usciva tutti quanti fuori e dovevi gestire fuori. Ma alla fine. La risa succedeva fuori. Cioè, di base, penso, si arrangiavano loro. E poi alla fine si azzuffavano, però tu dividevi, facevi, staccavi, però la risa succedeva fuori. Capito? Quindi cosa ti piacerebbe parlare? Ma io, cioè, adesso, oggi, l'uomo che sono diventato, diciamo, mi guardo dietro, sono contento per la persona che sono diventato. Da. Sì, comunque, cioè, è un bel percorso, ti forma. Sì, diciamo che ti ripeto, ho vissuto momenti difficili della mia vita, ho avuto dei problemi, ti ripeto, anche con la giustizia e cose, però oggi sono contento che li ho superati e sono tranquillo, ho una famiglia, un bimbo di 2 anni e mezzo. Da. Quindi è piccolo alla fine. Diciamo oggi, per quello, il mio percorso della vita non posso lamentarmi. Ok, vabbè, non è una cosa che succede a tutti comunque di affrontare un percorso del genere. No. Poi dipende anche chi c'è a fianco, chi si ritrova in quella situazione. Ti va di parlare di quella sera dell'arresto o la tagliamo? No, vabbè, ma a me quando mi hanno arrestato, diciamo, io ti ripeto, ho vissuto in un quartiere a Stare Pisa 20 anni fa, no? 20-25 anni fa. Questo mi è successo proprio 20 anni fa, mi è successo. Dove abitavo io e poi abitavo in Piazza Ettori, sotto casa mia c'era una grefa di amici miei, capito? Era chiamata la grefa delle vasche lì, stavamo lì. Grefa delle vasche? Sì. Perché grefa? C'erano i vasconi lì, quei vasconi c'erano in Piazza Ettori. Ok. E quando io aprivo il portone di casa mia, ero lì, capito? Ero lì e a un certo punto i carabinieri fanno un'indagine, diciamo, là, mettono telecamere e cose, e lì a me mi hanno arrestato perché mi vedevano sempre lì, capito? Che stavo con questi amici miei e cose, e io anche lì avevo un garage. Ok. Avevo un garage lì che magari tenevo delle cose, capito? Ai miei amici.
Ho capito, quindi mille cose si sono insospettiti alla fine. Sì. Poi sono venuti quando la mattina all'estate non hanno trovato niente. E alla fine c'è passata tutta la greffa da... Sì, tutta la greffa, fatta con tutti gli amici. Non ti voglio dire, guarda, festina, ma mi sembra una trentina di persone. Cavolo. Una trentina di persone. Era un'operazione un pochettino grossa, là. Mm-hmm. Con le intercettazioni ambientali che eravamo sempre là, diciamo, poi ci hanno arrestato. Tutto lì. Ho capito. E lì, cioè, ti ha procurato molte rotture di scatole? Poi ho dovuto affrontare processi, ho fatto 3 mesi di arresto domiciliare, per una cazzata. Sono stato 3 mesi in casa. Com'è? Cioè, alla fine noi, se ci pensi, ci siamo fronteggiati con una situazione del genere durante il lockdown, però in quella situazione dove tutti possono uscire. Sì. E tu sei costretto a rimanere in casa, immagino. Non è bello. Non è bello. E poi anche per i genitori, me, più che altro mio padre e mia madre li ho delusi, da capito. Mio padre è una bellissima persona, un lavoratore, mm-hmm. lo stesso, e mia madre è una casalinga, lo stesso, brava persona, diciamo. E io ho fatto l'errore di fare una cazzata malachella, da però oggi mio padre è contento di me per l'uomo, la persona che sono diventato. Secondo me l'importante è quello, cioè capire, non tanto quello che fai, ma capire che hai fatto magari una cazzata. Sì. Ma infatti la fortuna sta lì, quando una persona, un uomo, si guarda e dice che cosa ho fatto, ho sbagliato o ho fatto bene. Se uno capisce che ha fatto l'errore, cambia, allora va via bene, mm-hmm. altrimenti uno continua a restare quello che è. Il discorso è un po' quello, ma tra l'altro ci stavo ragionando anche l'altro giorno, vabbè, con i miei amici, però per altre cose. Ci sono molte persone che nella vita non devono affrontare nulla, no? Magari sono di buona famiglia, tutto perfetto, e poi quando magari fanno, ma che l'età mia, 25 anni, 30 anni, non sono sul pezzo. Sembra come che gli manchi una parte della crescita. Sì. Che invece problemi che... Non dico che devi affrontare, che però ti forgiano un po'. Sì. Cioè io personalmente problemi con la legge non è che non li ho avuti, perché a me con i miei amici da piccolo ci piaceva andare a nei posti abbandonati, no? E non so se è presente al centro commerciale giù al terzo Pettine. Sì. Sopra è tutto abbandonato proprio. Cazzo, un giorno entriamo lì a non fare niente. E quello del bar di giù, che ogni tanto apre e chiude, non ci ha chiamato i carabinieri, ci ha chiamato. E lì, alcuni sono riusciti a fuggire, altri li hanno presi. E quelli che li hanno presi, tipo, ci hanno detto o pagate la serranda che era già rotta, o vi denunciamo, ci vogliono per passare così. Sì. Quindi, vabbè, ovviamente non, vabbè, non diciamo, è alla portata di quello che è successo a te, tutta un'altra cosa. Diciamo sono ragazzate quelle, sono ragazzate. Ci stanno. Nella norma, diciamo. Sì, però anche queste cazzatine ho notato che persone che non le affrontano, comunque non ci passano, sono un attimo indietro. Poi boh, magari mi sbaglio io. No, magari sono situazioni che no. Tu adesso che hai fatto una situazione, ti hanno chiamato i carabinieri, entrano in circolazione tanti movimenti, ti sei agitato, preoccupato, tante cose, capito? E molte persone non l'hanno provato, perché mai hanno sempre fatto determinate cose, comportandosi bene, e non sono mai cadute in queste cose qua. Ho capito. Capito? Ho capito. E tu dici col senno del poi, cioè se a te ti si dovesse ripresentare una situazione del genere, ma da padre, cioè come l'affronteresti? Cioè l'affronterei, Mario, come giustamente è una cosa che devi affrontare piano piano, non puoi prendere subito di punta, devi far capire come ha fatto mio padre e mia madre al proprio figlio, che magari che ha fatto un errore, qua, che è sbagliato, a convincerci a cambiare strada. Devo convincere, capito? Un genitore, diciamo. Sì. Che il proprio figlio ha sbagliato. Ok, quindi alla fine i tuoi anche i tempi che ti sei più spostato nel mondo del lavoro,
ti hanno un po' spinto i tuoi genitori alla fine a a cambiare strada. Ho fatto l'ambulante, anche tra cosa mi sono dimenticato. Andavo in giro con mio cognato, mio padre, bancarelle a vendere, diciamo, roba per la casa, scarpe e tante altre cose. Ho capito. Però un po' di tutto. Alla fine quello che più ti è piaciuto è il mondo dell'edilizia comunque. Sì, sì. Cioè adesso ti No, ma adesso oggi ti mi stanno dando tante soddisfazioni. Sì. Tante soddisfazioni perché innanzitutto siamo c'ho dei maestri molto competenti, lavoriamo bene. E la gente, il cliente rimane contento, capito? Okay. Diciamo io sono quello che ha più contatto con i clienti, che busco lavoro e cose. Però c'ho degli zii che loro sono, diciamo, un mulatto da vecchio stampo, ecco qua. Ok. Che fino a il lavoro non è perfetto, non lo mollano. E quindi ciò, diciamo, gioca dalla mia parte. Ok, quindi comunque sei tu il titolare, ma non sei il più anziano, non sei no, il più grande. No. Ho capito. No. Anzi, sono dove lavoro sono il più piccolo, tra virgolette. I miei zii sono più grandi di me, capito? C'è maestri grandi. E anche quello quando arrivo nel posto, i cantieri vedono gente così, con i miei zii, dà un impatto importante al cliente, che va da male dei ragazzini, della gente giovane, capito? È diverso l'impatto. Un po' ti cambia. E dice, questo qua è arrivato con gente, diciamo, grande, uno si è subito, pensa che sia esperta, come sono, capito? È vado bene. Non capito, quindi bene. Dici che l'impatto come ti presenti è molto, è fondamentale, anzi. Sì, no, è molto fondamentale. Quando io arrivo da un cliente che ci parlo, che poi insieme lavori, vede la mia squadra e cosa, rimangono contenti. Non capito. A oggi è difficile che non abbiamo accontentato un cliente. Sì, comunque, vabbè, importante anche quello. Sì. Poi dimmi tu se vuoi raccontare qualcosa o sullo sport. Diciamo che lo sport mi ha aiutato anche tanto, la verità. Ok, quindi vabbè, mi hai detto tra i 20 e l'età e i 40, no? Non hai mai smesso di fare pugilato? Sì. Continuato. E mi faceva svagare, mi ha tolto dalla strada. L'impegno che avevo di andare in palestra, capito? Vuoi non vuoi, ti togli dalla strada, non rimani buttato lì in un posto, capito? Cioè ti dà da fare durante le giornate alla fine. Certo, una voglia in più, diciamo, che hai di migliorare, di allenarti e cose, capito? E ti aiuterà, diciamo, a lasciare le strade tra virgolette sbagliate. Ma io da poco ho iniziato lo stesso a fare pugilato, però molto a livello molto base, così, perché per staccare. Perché faccio un'ora di allenamento, vabbè, sto ad Alghero io adesso per l'università, un'ora di allenamento, però in quell'ora non pensi, cioè un'ora è quando finisci. Ti alleni, ti stanchi, sei stressato. Cioè ti rilassa a fine allenamento, sì, sono stanco, però sei rilassato anche mentalmente. Sì, è la testa, secondo me. Che mentalmente sei tanto rilassato, sì, ma ecco. Infatti il bello del pugilato è anche quello, capito? Sì. Uno fa tanto sforzo fisico, però poi a fine allenamento si sente rilassato. Ok. E tu a un certo livello, come quante ore stavi in palestra? Quando... Diciamo che andavamo anche due volte al giorno. Due volte al giorno, mattina e sera? Sì. La mattina andavo a correre e la sera andavo in palestra. E con tutto che lavoravo. Dovevi incastrare, capito, le varie cose. Con tutto che lavoravo. Quindi ti allenavi molto soprattutto presto? Soprattutto quando c'avevo, sì. Che non so, proprio dovevo combattere o cosa. Per il fiato, la resistenza, diciamo, il pugilato. Nel pugilato è la base. E poi anche la dieta. L'alimentazione, una vita sana, capito? È la base del pugilato. Quello secondo me sì, è importante. Nel senso anche per star bene. Sì, fisicamente. Sia fisicamente con te stesso, una serie di cose. Che poi ti si rispecchia un po' in tutta la vita. Cioè al lavoro vai e sei sereno, sì, capito? Io vabbè, lo sto riscoprendo, cioè vado, che ne so, all'università. E c'ho la mente libera, so che se magari ti stressi durante la giornata, vai lì e
ti sfoghi, sì, poi ti sei bravo, sei tranquillo. Sì, sì, anche se te le, diciamo, ti sfoghi e poi ti fa anche rilassare. In realtà, cioè, sempre quando finisco le armi, io vabbè, sono costretto ad andare subito a mensa per questioni di orari, no? E cazzo, lì non ne ho gana di mangiare. Lì... Non ne ha, Non so, ma anche a te fa così. No, perché se talmente ti sei allenato, no? Se fai uno, fa un certo ritmo, che poi il fisico va a rilassarsi, capito? Non vuoi sapere più niente, e stai bene lo stesso, no? Sì, sì, no. Doccia, mi vorrei docciare con Riccardo, basta. Vedi. Cioè, mangio per necessità. Vedi, però... quello, lo scopo, diciamo, anche quello. Il fisico le fa bene. È un figo, però. Ci stavo. No, vabbè. Mi ha fatto piacere. So. Quindi, mi questa puntata volge al termine. Ci aggiorniamo per la prossima. Ciao, ragazzi. Buona serata.